Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video dal titolo 2023, che cosa succederà al mercato immobiliare? E, mi presento prima di andare avanti, ragazzi, sono Simone Rossi, signori, sono Simone Rossi, sono agente immobiliare da ormai 21 anni qui a Bologna e faccio parte di un team che è stato un team assolutamente di riferimento, soprattutto in questi ultimi anni in Italia. Abbiamo ottenuto dei risultati strabilianti, a parte essere il primo team in Italia per numero di vendite di Remax. Abbiamo attirato l'attenzione grazie alle nostre strategie, ai nostri risultati di Sky, Class NBC, ci hanno intervistato, di tutto e di più sono diventato una star. Trovate tutto ovviamente online, basta che digitate Simone Rossi Immobiliare. Detto questo, però, diciamo che quello che è il motivo principale per cui molte persone ci chiamano chiedendo di, insomma, se possiamo seguirli nella vendita, è semplicemente per i risultati tangibili che gli portiamo. Mediamente vendiamo case in 42 giorni contro una media nazionale di 120-130, qui ci mettiamo un terzo, e mediamente noi scontiamo massimo l'1% del prezzo, contro una media nazionale del 12, 13, 14, dipende dalle zone in cui sei. Sostanzialmente, affidandosi a noi, non è un costo ma un investimento. Questo è il motivo che piace. Utilizziamo delle strategie che io ho imparato dai migliori agenti in mondo, Stati Uniti, Canada, Portogallo, open house e via dicendo. Comunque nel canale trovi un sacco di video testimonianze di avvocati, notai che hanno venduto casa con me che dicono wow, e trovi anche tanti video su quelle che sono le nostre strategie. Per rimanere in contatto, consiglio sotto, hai una campanellina, iscriviti al canale perché ci sono tante cose interessanti. E se ti piace questo video che ti andrò a fare, mettici un like, un commento perché significa che mi stimoli un po' e mi do da fare di più. 2030, che cosa succederà? Allora, l'anticipo. Non entrerò nell'aspetto tecnico, ok? Ma entrerò nell'aspetto emotivo barra che cavolo sta succedendo nel mercato immobiliare, ok? Cosa dicono le persone? Che è quello che mi interessa di più. Sostanzialmente, a un certo punto, la comunità europea ha alzato la mano e ha tirato per le orecchie per l'Italia dicendo: ragazzi, nel 2030 vi dovete un pochino mettere a posto a livello energetico, per cui tutte quelle case in classe G e F non vanno più bene, ok? Per cui dovete sostanzialmente migliorare le classi. Questo si traduce non so in quanti miliardi di euro che dovrebbero investire, non so chi poi, aggiungo, cioè veniva fuori, dove avevo dato un dato, che mediamente bisognava investire 25.000 euro a immobile per portare alla classe energetica, al criterio energetico che richiedeva la comunità europea. Non so dove l'ho visto e prendetevi questo dato per com'è. 25.000 euro. Ve l'immaginate la signora Maria, gli devi spendere 25.000 euro? Vabbè, lasciamo stare. E soprattutto ve lo immaginate il centro storico? Vabbè, lasciamo stare, avevo capito che insomma alcune cose rimanevano fuori. Però ragazzi, cioè, guardate le edilizie che c'è in giro in certe zone, capite che è un disastro, ok? Per cui è chiaro che questa roba ha creato un po' di rumors in generale, un bel rumors. Però entro un pochino più nel pratico. Mentre c'è questo tema della comunità europea, c'è un altro tema invece che è tangibile agli occhi di tutti. Io ho dei condomini dove abbiamo degli immobili in vendita, dove avevo venduto dell'altra roba 2 anni fa, che di spese condominiali avevano 2.200. Oggi gli ultimi preventivi sono 5.200. Stesso appartamento, eh? Cioè stessi metri quadri, uno di fianco all'altro. 2.200, 5.000 rotti. Per cui, al di là dell'aspetto richiamo della comunità europea, che chissà che cacchio è, non mi interessa neanche, il concetto, ragazzi, della sensibilizzazione per l'aumento dei costi energetici, di gestione, tutto quel cavolo che volete, è, ragazzi, importante. Quindi, l'enfasi e il tantan mediatico relativo a questo tiraggio di orecchie della comunità europea, abbinato a invece a qualcosa di un pochino perché è più pratico, di pagare di più, ok, il doppio anche di più in certe situazioni, è chiaro, ragazzi, che sta creando una situazione di questo tipo. Che se io sinceramente abitassi in una casa in classe G, e non lo sono perché sono in classe A, mi metterei molto dei dubbi su cosa succederà al mio immobile nel 2030. Sarà un immobile ancora appetibile? Non lo vorrà più nessuno? Ci sarà un grande divario molto superiore rispetto adesso tra quelli in classe energetica migliore e peggiore? Ci saranno ancora degli acquirenti? Le banche concederanno dei mutui semplicemente a questi tipo di immobili? Perché sono comunque ragionamenti, ragazzi, che bisogna fare. E vi spiego anche il motivo. Da già settembre del 2022, sto registrando questo video che è gennaio 2023, stanno cominciando a capitare delle cose che mi stanno mettendo un po' la pulce all'orecchio. Tipo, persone che chiamano, dico sto cercando quello, ma massimo in classe C. Mi credete che non è mai esistita questa situazione qui? Nessuno mi ha mai dato una ricerca. Sì, mi diceva cerco nuovo,
ma tra i classe D e il classe G non c'era, o C o G, non c'era uno che diceva no, se in classe G non vengo, se in classe C vengo, o non mi chiamare. Non succedeva. Per cui c'è effettivamente una sensibilizzazione da parte del pubblico degli acquirenti, che è in procinto di comprare, soprattutto se sono giovani, sul tema della classe della casa. Per cui il mio modesto parere, quello che sto vedendo, è che ci potrà essere nei prossimi periodi veramente uno stacco rispetto a immobili in classe G, rispetto a immobili in classe A, B, C. Per cui, se io posso scommettere una fiche, io non sono nessuno, ma i miei soldi posso decidere come scommetterli, io scommetto sul fatto che gli immobili in classe bassa avranno dei problemi con andare avanti. Sia che la comunità europea decida di andare avanti con questa robaccia, con questa roba qui, o comunque nel momento in cui è innegabile che i costi energetici le vediamo. E terza cosa, raggiungo, che va a gravare soprattutto la parte B, è il tema dei mutui che sono andati su alle stelle, 25% in più di rata. Cioè, ragazzi, capite? Cioè, se io sono un giovane e ho 600 euro di mutuo e vado in una casa in classe G che mi costa 220 euro di 300-400 euro di condominio, se è centralizzato tra gas, acqua, al mese, cioè io sto pagando due mutui. Per cui capite che per lui il fatto di andare a comprare un immobile che abbia delle spese, un contenimento energetico, diventa importante anche nella dinamica del costo in generale. Per cui personalmente, sinceri, se avessi una casa in classe F, G, e avessi un inquilino dentro, perché magari l'ho affittata, e mi dice, guarda, disdico, io in questo momento penserei di venderla. Ok? Io sinceramente penserei di venderla. Soprattutto se avete già fatto passare il treno del 110, che pur quello che sia, però c'è chi ha avuto un bel beneficio, che ha allungato la classe bene, dello stabile. Però se io ho oggi un immobile in classe FG che mi si libera, io non lo riaffitterei nuovamente, anche se la rendita può essere buona. Semplicemente perché io avrei una paura di questo tipo, di un deprezzamento nel medio-lungo periodo sempre più marcato. Io sono il primo a dire che fino a qualche tempo fa, 2 anni fa ragazzi, 1 anno fa, mutui bassi, costo energetico basso, e nessun tiraggio di orecchie da nessuno, ragazzi, sincero, le persone guardavano la finitura della casa. Se era in classe G ma era rifinita meglio, la preferivano rispetto a un classe C ma rifinito peggio. Ok? Dati di mercato, non perché ho letto, perché vedevo, le vendevo. Per cui, 2023, che cavolo succederà? Se chiedete a me, non niente di buono per i classi bassi. Per cui, detto questo, alla luce di questo, è chiaro che in qualche maniera ci può essere. Uno può dire, ah, ma Simone ha interessi, così metti in vendita gli immobili. Prima devo guardarle queste case, se mi vanno bene o non vanno bene metterle in vendita. Non perché sia in classe G, ma ovviamente altri tipi di ragionamenti che faremo nel momento in cui c'è qualcuno qui di voi che è interessato a fare due chiacchiere. Però questa è un po' la situazione. Molti me l'hanno chiesto, mi hanno scritto nel canale cosa ne pensi, vi ho fatto un video apposta, poi non dite che non sono gentile. Detto questo, signori, spero che questo video vi sia stato chiaro, vi abbia fatto un po' di luce su quello che sono delle informazioni da insider, cioè da dentro il mercato. Se c'è qualcuno all'ascolto che è a Bologna, che ha intenzione di vendere una casa e vuol fare due chiacchiere, sotto in descrizione avete una mail, un numero verde, meglio la mail del numero verde, così non ci perdiamo, eccetera. Scrivete due righe e a quel punto ci facciamo due chiacchiere, se possiamo aiutarvi, sarà uno dei prossimi immobili che metteremo in open house. Ci vediamo al prossimo video, a Simone Rossi, ciao!